Scambio di auguri per le festività natalizie tra il Presidente della Camera Gianfranco Fini e i giornalisti dell'Associazione Stampa Parlamentare. Una cerimonia entrata nel costume della vita interna di Montecitorio e anche quest'anno la ritualità è stata rispettata. Con il saluto del Presidente dell'Associazione dei giornalisti, Pierluca Terzulli, accompagnato dal segretario Claudio Sardo, e come da tradizione il Presidente della Camera a sua volta ha ricambiato l'omaggio, rispondendo a domande sull'attualità e tratteggiando un bilancio dell'annata politico-parlamentare. Questa del 2009 però è stata una cerimonia particolare. Fini ha infatti riconsegnato ai giornalisti, nei termini previsti, i locali della storica sala stampa al piano terra di Montecitorio, chiusi dall'inizio della primavera. Un nuovo look, una dotazione tecnologica d'avanguardia, maggiore fruibilità. Insomma, addio a tavoli e boiserie consumati da generazioni di cronisti, ritagli incollati agli specchi, fogli sparsi in un disordine inconfondibile. Ma c'è da giurarci, si troveranno bene nei ricordi epici di chi li ha vissuti. Per l'estate, come da calendario, saranno completati gli altri ambienti ora in restauro. Non ci sono stati solo sorrisi. Troppo vicina l'improvvisa scomparsa di Gianni Pennacchi, giornalista parlamentare veterano, che ci piace ricordare con queste immagini inedite, prese durante le prove del nuovo sistema di votazione elettronica, proprio in quell'aula che ha raccontato per anni con libertà, rispetto e ironia. Il presidente Fini ha accolto la richiesta dei colleghi di intitolargli una delle stanze della nuova sala stampa. Montecitorio, è anche questo.